Significa essere in piazza oggi, giorno di San Valentino, il 14 febbraio, qua Il con chi tempo ci è di voluto essere, con questo tempo, sfidando le intemperie, significa dare un segno ben preciso, significa dire no al femminicidio, significa dire no alla violenza sulle donne, no alla violenza domestica, no a tutto ciò che è imposizione, anche se qualcuno lo chiama amore, no alle morti cosiddette per amore. Noi diciamo no e abbiamo il coraggio di scendere in piazza come in tutta Italia. Fratelli d'Italia con le associazioni che hanno aderito, siamo qui a dire no, così come tutti quelli che ci accompagnano in queste battaglie, la gente che prima di tutto ha il diritto di esprimersi e noi siamo qui per difendere una cosa, l'amore, quello vero, non quello che uccide. Sono la responsabile del centro ascolto Ariel. Ho voluto aderire a un flash mob organizzato da Fratelli d'Italia nella persona di Renato Raffa. Il centro ascolto Ariel è attivo dal 16 di maggio 2012. Il centro ascolto contro la violenza sulle donne è stato fortemente voluto dal dottore Demetria Amadeo, che è il responsabile, il presidente dell'Istituto per la Famiglia della sezione di Gallico. Noi nel centro ci occupiamo della violenza a 360 gradi, nel senso violenza in tutte le forme. Noi riteniamo che il problema della la violenza sulle donne è ormai diventato un vero e proprio problema e un vero e proprio allarme sociale. Noi possiamo far finta che tutto vada bene oppure prendere coscienza e cercare di agire da artefici per cercare di cambiare questo. È inconcepibile che nel 2013 la donna venga considerata ancora un oggetto di cui disporne a proprio piacimento, un oggetto senza dignità, senza alcun diritto. Ed è inconcepibile che una società del 2013 ancora non riconosca. Non dia una veste veramente giuridica a questo problema che va affrontato non con leggerezza, perché se oggi si parla di femminicidio e non più di omicidio, ma di femminicidio, vuol dire che il problema veramente è diventato non allarmante, ma ancora di più. Che è diverso il sentire dall'ascoltare. Noi abbiamo voluto chiamarci proprio centro ascolto perché il nostro desiderio è quello di ascoltare per poi agire in maniera mirata sul problema. Il nostro numero verde è 800 435 325. Noi siamo attivi 24 ore su 24.